grandissimo direttore di orchestra Herbert von Karajan all'Albert Hall a Londra disse: se anche cambio tutti i musicisti, lo spartito c'è e tutti suonano alla stessa maniera. Oggi hai cambiato quasi tutto e in ogni caso, bello, brutto, storto, qua la Fibbia ha vinto. Sì, vabbè, se andiamo a vedere il risultato va bene, però abbiamo fatto fatica, dai. Il caldo, la poca abitudine alla gara di tanti ragazzi, non era facile. Noi abbiamo cambiato 11 persone, no una. Abbiamo cambiate tutte di quelli che hanno giocato domenica a Carrà. Bisogna essere contenti, sono dati da fare, anche se qualcuno sta facendo più fatica del normale. Però ci sta, è il gioco delle parti, no? Quando non giochi sempre fa fatica a trovare i ritmi. Poi qualcuno, sai, la vive in una maniera, qualcun altro la prende in un'altra. E il problema è che devono capire che se vogliono giocare bisogna dare tutti di più, inizia da chi li allena, no? Perché anche loro hanno diritti e doveri, come gli altri, di mettersi in condizioni per poter giocare. Non è che qui c'è il circuito chiuso e devono giocare sempre soliti. Qui se vediamo che un ragazzo va meglio di un altro lo facciamo giocare, non è che abbiamo problemi. Perciò secondo me a volte bisognerebbe anche capire, per dire, Vitale è un ragazzo che per me ha fatto bene e sicuramente lo terremo presente per tante cose e così ci sono altri. Il problema è che a volte pensano che ci siano 11 titolari e gli altri non, qui non funziona così, qui noi guardiamo molto le prestazioni e in base alle prestazioni poi ci comportiamo di conseguenza anche alla domenica quando giochiamo, tutto qui. Una domanda non all'allenatore ma all'amante, all'appassionato di calcio, il gol di Stefano. Di Stefano, se te vedi, ha fatto due cose nell'arco della partita. A lui ce l'ha questi numeri, lui deve lavorare su se stesso per le cose che vuole, perché capisca la prima partita intera che fa dall'anno scorso, io capisco tutto, ci mancherebbe altro, però bisogna aiutarsi, andare oltre, fare fatica, solo così si cresce, non è che si cresce se faccio un tiro bellissimo, se ne faccio un altro, poi devi dare continuità a quello che stai facendo. Lui sa giocare a calcio, questo è poco ma sicuro. Ci deve mettere un po' più di cuore. L'atteggiamento tattico di partenza, ce lo puoi spiegare? Manco lo so. Ci ho capito una mazza. No, però mister, dopo una ventina di minuti si è messa a tre, forse perché voleva guadagnare un uomo più in uscita sul palleggio. No, allora noi siamo partiti 4-3-1-2, poi si faceva fatica ad accorciare in avanti perché c'era qualcosa sulle distanze che non andava, d'altronde ha fatto solo due allenamenti lunedì e martedì per poter presentarsi in una maniera, non è che ti può aspettare chissà che, e si faceva troppo fatica perché arrivavamo sempre tardi, quando usciva la mezzala sul terzino chi doveva andare a sostituire la mezzala arrivava troppo tardi, allora abbiamo preferito prima fare in un modo e poi abbiamo cambiato ulteriormente, perlomeno siamo stati un po' più compatti, diciamo, dai. Si poteva uscire molto meglio dopo, si poteva fare più cose dopo, però siamo stati compatti, perlomeno era quello che volevo, dai. Per me hanno giocato abbastanza bene tutti, grandi impegni, dal piano dell'impegno perfetto. Certo. Ho visto Corsinelli davvero bravo. Gli ha detto? Devo cambiare la pagella, allora. Come ti pare, è dagli 8. No, Corsinelli ha fatto una buona gara, è stato applicato solo all'inizio, i primi 10 minuti. No, non so che ha, ogni tanto non so che gli piglia ogni tanto, però poi il resto l'ha fatto molto bene, giusto quello che ha detto te, ha fatto una buona gara, ma anche Signorini che è stato in campo, Redolfi, hanno fatto tutti una buona gara. Bonini c'ha questo vizio che mette le mani addosso alla gente, se lo deve levare, perché non si può prendere i falli vicino al limite dell'area oggi o a Carrara, lui non deve mettere le mani addosso, perché poi gli altri come sentono le mani cascano e si beccano le punizioni e noi rischiamo di pigliare una pera. L'ultima punizione che ha, sto tiro, boom, la traversa e il guardia linea su cos'era, fuori gioco? Fuori gioco. Era fuori gioco.
Serve questa partita anche se non hanno giocato, diciamo, i titolari in previsione del Rimini? È utile? Ma noi abbiamo... No, per me, io... abbiamo fatto questa partita come da calendario, loro sapevano già da parecchio tempo che io li facevo giocare tutti. Io gliel'avevo già detto, tempi non sospetti, che si giocava tutti, che li cambiavo tutti, chiunque avesse giocato a Carrara, perché è giusto che tutti si sentano partecipi in questo gruppo. No, poi lo ripeto, dipende solo da loro. Io guardo gli allenamenti, che facciamo, la voglia che hanno. Se c'è uno che va più forte dell'altro lo metto, a me non mi interessa altro. Io sono contento di loro. Oggi, per dire, non gliel'ho già detto a qualcheduno, non è che abbiamo fatto questa partita scintillante, però sotto l'aspetto dell'impegno ce l'abbiamo, e c'è gente che non giocava da 3 mesi come Bontà, come quell'altro. Bisogna anche sapersi accontentare. Poi è chiaro che l'allenatore fa un altro mestiere e gli dice che mi aspetto molto di più da voi. Questo fa parte del gioco, dai. In previsione del Rimini, non so se farai conferenze stampa, deciderai? Io? No. A me se me lo chiedono la faccio, se no no. Cioè non c'hai no. 7 segreti di Fatima da svelarci? Ah, io non c'ho proprio la mazza da svelare. Io dico che se mi dice la società che devo fare la conferenza, come tutti venerdì la faccio. E siamo contenti, però volevo dire, siamo contenti. Però volevo dire, Io vi dico, diciamo, troviamoci il venerdì alle 11, che me ne frega a me? Ecco, io c'ho mica problemi, oggi, ci vengo volentieri. Oggi molti non hanno giocato, avevi già previsto tutto, domani lavoreranno di più in visione del Rimini. Stanno già lavorando. Appunto. Io sono venuto via perché mi hanno detto che c'eravate voi, sennò io non mi dico nemmeno perché. Prego. Dalla partita di oggi ha ottenuto le risposte che si aspettava? Da alcuni ragazzi sì, da alcuni no. Da alcuni bisogna che capiscano e bisogna dare più. Tutto qui. Penso non ci sia niente di male. Ci sono dei ragazzi che secondo me possono fare molto di più per la stima che abbiamo noi nei loro confronti. Questo è quanto.